Se non ci sono più aggettivi per definire questa squadra, il carattere, il cuore, era difficilissimo dopo due giorni ritrovare le energie fisiche e mentali, ce l'avete fatta. Dopo una partita contro quella contro Perugia era veramente difficile di avere forze fisiche soprattutto e mentali per affrontare una squadra come Modena. Per questo pensavo che per dimenticare i dolori che abbiamo in corporeo l'unica soluzione è l'adrenalina. Finché non c'era l'adrenalina si sente la stanchezza, i dolori, i problemi, tutti abbiamo i nostri problemi, le ginocchia, le spalle, la schiena, tutto. Quando abbiamo iniziato di combattere e lottare perché non avevamo niente da perdere dopo il secondo set, abbiamo detto rischiamo tutto per tutto, è entrata l'adrenalina nel sangue, i giocatori hanno dimenticato sia la stanchezza che i dolori. Devo sottolineare che questa vittoria è solo assolutamente merito loro, io non c'entro niente. Però comunque c'è stata anche una crescita della squadra, specialmente dopo il secondo set, forse avete azzerato tutto in quel secondo set, siete ripartiti. Crescita, sì. Hanno lottato da leoni, però ripeto, questo è solo merito loro. Adesso c'è già da pensare a gara 2, so che è presto, però ci saranno almeno 3 giorni di preparazione. Rispetto a gara 1 è un bel vantaggio, un bel tesoro da sfruttare. A te ti sembrano tanti, a me mi sembrano pochi. Beh, rispetto però al giorno che avete avuto solo ieri. Sì, rispetto, ma adesso prima pensiamo nell'ambulatorio cosa e come da fare, perché adesso il pubblico va a casa ma i giocatori si fermano per altri 2 ore qua. E dopo vediamo da domani in poi.